Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, questo è un nuovo video. Non ho, allora, a parte, vabbè, la telecamera che è in basso, ma perché adesso vi farò vedere tutte le cose che ho comprato indossate, dato che me l'avete chiesto di far vedere le cose che compro indossato. Allora, ho deciso di fare questo, diciamo, haul shopping che ho fatto su Shein. Per cui inizio a farvi vedere tutto veloce, tutto indossato, vi dico cosa ne penso e vi dico già che l'ho già provati. Però io ve li voglio far vedere, voglio farvi vedere la realtà di Shein volevo farvi vedere la realtà, come stanno, diciamo, i vestiti indossati e quelli praticamente che trovate su Shein. Io sto sudando perché qua in Massarda si suda, sono in bagno perché giustamente non sono da sola in casa e per non avere casino in sottofondo, giustamente sto facendo questo video in bagno, sto sudando e spero che riuscite a vederlo per domani perché in teoria oggi è mercoledì, spero di riuscire a montare e a registrare questo video entro domani, sarà un'impresa. Bando alle ciance, allora sono due pacchi, faccio vedere uno e due, ho preso due pacchi. Io direi iniziare a caso, perché in poche parole ho preso quattro vestiti per la cerimonia, cioè il battesimo. Però dato che ne ho comprati solo quattro, ovviamente questo video è anche da cerimonia. Sono vestiti eleganti che adesso vi farò vedere indossati. Allora, iniziamo da questo che ho già in mano. Ovviamente vengono sempre con i sacchettini. Vi dico già che un bel po' di cose li rendo, ve lo dico già. Per cui adesso li provo e vi faccio vedere indossati e vi faccio vedere come mi stanno e ovviamente cosa ne penso. Per cui vi faccio vedere adesso questo vestito come mi va. Allora, il primo vestito è questo. Allora, questo non mi va, nel senso che è stretto, è molto stretto. Io diciamo che mi vergogno per il fatto del mio fisico, perché sono così per problemi, diciamo, di salute. Voglio precisare questo, perché non voglio poi ovviamente che sotto nei commenti, ma solito commenti del fisico, eccetera, no? Allora voglio precisare già questa cosa qua. Io ho problemi di salute e sono in questa condizione un po', diciamo, un po' critica, che poi vabbè, c'è chi lo sa e c'è chi poi in un video ve ne parlerò, diciamo, a parte. Già mi sto impappinando, non mi sento a mio agio, per farvi capire. Allora, qua è largo, vi faccio vedere che io non riesco a allacciarlo di più. Non riesco a farlo venire di più in su, per cui non si allaccia bene. È largo, per cui se vedete è larghissimo. È largo. Qua invece è stretto. E ovviamente adesso vi farò vedere sotto. Praticamente il sotto è. Vi faccio vedere com'è il sotto, praticamente così. Direi che non va bene. Non mi piace indossato e tantomeno. Dietro è fatto così per farvi capire e non mi piace.
Voglio mostrarvi la realtà di quello che non mostrano le altre persone che fanno finta di usare, diciamo, Instagram e YouTube per far finta che sono belle perfette, tutte magre, ma poi alla fine non lo sono perché usano i filtri. Ovviamente anche nei video usano i filtri, per cui, cioè, io voglio farvi vedere la realtà. E questo è, diciamo, il mio corpo che mi vergogno. Comunque, questo vestito è troppo stretto, non mi piace, pensavo che era carino, il colore mi sta bene, ma niente, è stretto. Vi faccio vedere la modella qua e vi lascio il prezzo di fianco, così almeno sapete quanto l'ho pagato, scontato e cioè vi lascio il prezzo sia scontato che quello normale, così almeno lo sapete. Comunque, iniziamo con un altro vestito che è meglio. Ok, questa è la maglietta che ho comprato, questa mi va. Il primo vestito ovviamente lo do via perché non mi piace. Ovviamente scrivetemi sotto nei commenti se faccio bene a tenerli e se faccio bene a restituirli. E vabbè, è normale. E in più fatemi sapere se mi stanno bene oppure no. Ovviamente i commenti offensivi andranno cancellati. Allora, c'è maglietta e pantalone. Questo è tipo un leggings normale, semplice. E questa è la maglietta. La maglietta mi va, non è stretta, stretta. Ovviamente il modello è questo, però dato che mi piace, chi se ne frega. Cioè, non è che una persona deve sempre criticare l'altra persona. Comunque. Questa è la maglietta, carina, è fatta così, io non è che so descrivere bene. Comunque, scollata a V, il rosso è carino, dato che non avevo una maglietta rossa, adesso ce l'ho. E niente, questa è la maglietta nuova. Questa è una XL, fatta così. E poi ci sono i pantaloni, che vabbè, i pantaloni sono quelli normali, semplici. Andiamo avanti con allora, i due vestiti che adesso vi farò vedere veloce sono questi. Sono quasi, diciamo, uguali, ma hanno qualche particolarità diversa. Diciamo uguali in senso che hanno tutti e due i brillantini, per quello che sono uguali. Comunque vi faccio vedere questi. Cioè, vi faccio vedere uno e poi vi faccio vedere l'altro. Ok, questo è il secondo vestito. Allora, è carino, però non mi piace perché non è nel mio stile né nei miei gusti. È un po' particolare perché ha le maniche praticamente fatte così, che tagliano in poche parole il vestito, non so come descriverlo. Si può regolare. Le maniche si può regolare, ma mi danno fastidio e poi sto sudando come non so cosa, per cui faccio veloce. Qui ovviamente mi stringe, però vi dico che dietro sono riuscita a, diciamo, allacciarlo, ma non sta su. Cioè, si vede, diciamo, il reggiseno e ovviamente non sta su la cerniera. Però calcolate che mi sta stretto, cioè, perché il sopra. Qua il sopra è troppo grosso e in poche parole mi stringe troppo, per cui anche se tiro via le maniche non serve a niente perché alla fine io sto comunque sudando e non avete idea. Comunque questo è bocciato e lo voglio dare via, cioè lo rendo perché sinceramente sto morendo di caldo, cioè voi non potete capire, sto sudando. Comunque non mi va, cioè è troppo piccolo, però è carino. È carino perché adesso non so se si vedono, diciamo, questi brillantini fatti così. È molto carino, cioè a me piacciono i vestiti così. E sì, sotto i pantaloni perché non si sa mai. Comunque, vi faccio vedere l'altro, che è questo qua. Questo è il secondo. Sembro una bomboniera rosa, non riesco a allacciare il vestito perché è giustamente stretto e lo vedete anche voi da sopra, cioè sopra,
è stretto, non da sotto, perché sotto va bene, invece sopra è talmente stretto che parte che mi si vedono e poi, cioè, è carino anche questo perché è tutto, adesso col sole, è tutto con i brillantini, non so se si vede, ma è tutto con i brillantini, è carino, anche questo però col caldo che fa, è fatto così, le maniche sono trasparenti, ha questo fatto così. L'unica pecca che io ho preso una L perché la taglia mi sembra che non c'era e niente, per cui anche questo è bocciato e direi che tutte e tre bocciati, comunque per farvi capire non mi va bene. A parte che il rosa non credo proprio che sia il mio colore, perché comunque era abbastanza carino anche questo. Era così, però non riesco a allacciarlo. E non ci voglio neanche provare perché uno lo spacco e due è meglio restituire subito questo vestito perché, cioè, avete capito. Comunque, proviamo l'ultimo che è questo. Ok, questo invece è fatto così. Allora, non riesco a allacciarlo, ovviamente, per cui, cioè, come potete vedere. Non riesco a allacciarlo, è stretto. L'unica cosa che non riesco a capire è che, allora, a parte, vabbè, sotto che ho messo, l'ho provato qualcosa, ma vi assicuro che prima l'ho provato senza pantaloni ed è la stessa cosa. Però per farvi capire, sotto c'ha i pantaloni, arrivano fino a qui, ha i pantaloni, per farvi capire, e cioè, io... Per andare in bagno devo tirarmi via tutto il vestito. Cioè, boh, non lo so, cioè, a parte che non so quante volte dico c'è, ma comunque sopra è stretto, non mi va. Devi avere tipo una terza, una seconda, perché sennò non ti va il vestito. E poi giustamente devi avere meno fianchi di me. Però anche se è così, era carino perché è lungo, è molto lungo. Però per farvi capire, cioè, non mi va ed è strettissimo, a prescindere che non mi piace, perché se devo andare, cioè, è proprio con i pantaloni, sotto i pantaloni collegati al vestito e in poche parole, per andare in bagno devi tirarti via tutto il vestito, almeno che c'è un gancio, ma non credo proprio, perché come vedete è collegato. Cioè, non, comunque adesso ve lo faccio vedere giù, vi faccio vedere che è così, vedi c'è la spaccata. Oh, vabbè, lasciate perdere i leggings sotto, comunque spaccata è così, in poche parole. E direi che anche questo vestito è bocciato, per cui andiamo bene. Direi che mi cambio e vi faccio vedere. L'ultime due tre cose che ho preso. Invece l'ultima maglietta che però è stretta, cioè è molto stretta e è carina, forse forse ho preso una taglia troppo piccola, non lo so, però è carina perché è praticamente fatta così, un po' particolare e anche questa è un po' scollata, ma è strettissima. Per cui direi che anche questa la rendo ed è bocciata, però mi piaceva il colore. E invece niente, direi che anche questa è bocciata. Questa invece è l'ultima maglietta che ho comprato. Questa ovviamente mi va, è un XL con scritto Queen. Cioè, e la corona, è troppo carina. E questa niente, è una maglietta semplice, però volevo farvi vedere indossata. Ultime due, tre cose. Ok, metto bene l'inquadratura perché se no non vedo niente. A parte tutto storto, vabbè, comunque sto morendo di caldo, non so se si vede. Vi faccio vedere questo pacchettino veloce perché sto sudando, non avete idea. Praticamente ho preso le mutande, adesso non mi ricordo se sono 10, 10 paia. Allora, di questo colore, c'è il nero, poi c'è il rosa, che poi nella telecamera si vede tutto. Un grigio,
un marroncino, comunque non riesco a farvelo vedere, diciamo, ve ne faccio vedere una, facciamo prima, così almeno mi capite. Sono in pizzo e sono praticamente così. Sono carine, sono in pizzo, molto belle e sono così. Questo ovviamente va, mi vanno e come. Poi, e allora ho preso questi, tanto vi lascio di fianco tutte le cose perché io sto sudando, voi non avete idea. Poi, veloce, vi faccio vedere che ho preso questo, me l'ha consigliato una youtuber, non dico il nome però, che dice che è utilissimo ed è fantastico. Per le ragazze, quando andate in bagno, che non volete ovviamente stare nella tavoletta, in poche parole, questo è in silicone, e poi non è usa e getta, ci sono anche quelli usa e getta, basta metterlo nell'acqua, lo sciacquate e basta. Comunque potete fare, diciamo, i vostri bisogni in piedi e non lo so, lo proverò, vi farò sapere. Comunque dicono che è fantastico e questo serve per l'igiene e robe varie, per cui fatto così. Poi l'ultima cosa, ho preso questo che è per i capelli. In poche parole fa i boccoli. Voi lo legate a questo e fa i boccoli, fatti così. In un video lo proviamo insieme così vi dico se è valido, se è buono, eccetera. E niente, ho preso questo qua, l'ho preso bianco, c'erano altri colori, ma ho detto ma più bello così. L'ho preso così, comunque fatemi sapere sotto nei commenti tutte le cose che ho provato. Ovviamente questo video è stato un po' così e un po' anche veloce perché adesso mi tocca montarlo alla velocità della luce e poi far sì che va su per domani, che per voi è giovedì, ma spero di riuscirci perché sennò se ne parlerà ovviamente per sabato. Ovviamente, ora che mi scrivete voi, sì, dai, reso, no, questo ti sta bene, ma già so quale cosa, diciamo, restituire e il reso. Per cui almeno i vestiti, che non mi va neanche uno, direi di restituirli tutti perché fanno proprio schifo. Dalla realtà alla foto direi che è molto molto diverso. Anche se tu prendi una taglia in più, una XL, così, alla fine dipende dal modello, vi assicuro che non è uguale alla foto. Detto questo, spero che questo video haul, che è la prima volta che l'ho fatto, fatemi sapere se ne volete altri di questo genere, così tanto ci saranno altri shopping in questo mese, dato che sto facendo troppo shopping, e vi farò vedere cosa ho comprato. Per cui fatemi sapere se vi piacciono questi video haul dove indosso le cose. E niente, detto questo, io sto sudando. Lasciatemi un like di sostegno perché non sono bagnata ovunque perché sono sudata, cioè non avete idea, sto facendo la sauna, per cui lasciatemi un like e scusate per la presentazione che faccio un po' schifo, ma giustamente vengo dal lavoro e appunto, ora che mi trucco con sto caldo, eccetera, non riesco a mettermi in buone condizioni, per cui scusate. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!